Ciao a tutti, bentornati su Antimeta, sono il Lorenz e oggi vi porto questo video su Arena. E è un video prova, diciamo, vi voglio far vedere il mazzo con cui, diciamo, farmo risorse e per capire se può venire bene una serie anche su Arena e studiare poi come portare magari qualche draft e qualche limited. Niente, io direi di iniziare facendovi vedere il mazzo. Naturalmente per farmare partite veloci bisogna giocare mono rosso, che tra l'altro a me piace tanto perché non è stupido come si pensa, ma è molto, molto matematico, devi capire come lanciare le risorse nel modo migliore. E niente, allora gioco il 2x del Corriere Bomat, carta rapida che quando attacca esegue la prima carta del Grimorio a faccia in giù. Tappando un rosso, scartando la mano e sacrificando il Corriere, riprendiamo in mano tutte le carte esiliate. Poi Coniglio Batteria, nuova carta di Kamigawa, un 1-1 a costo 1 rapido, con riconfigurare la creatura equipaggiata prende +1/+1 e rapidità. Kumano affronta Akazan, carta fortissima, una saga che quando entra fa un danno a ogni avversario EPV. Al turno dopo, quando lanciamo la prossima creatura, entra con un +1/+1 e al terzo turno diventa l'incisione di Kumano, che è una creatura 2-2 rapida, che quando una fonte... se una creatura a cui una fonte contratta da te inflitto danno invece in questo turno sta per morire, invece esiliala, quindi insomma pulisce anche i cimiteri. Comunque già un 2-2 rapido di terzo turno dopo aver fatto un danno e piazzato un +1/+1 è tanta roba. Due Karizev, che è la creatura leggendaria, costo 2-1-3, attacco improvviso minacciare, che quando attacca crea il buon Ragavan qui in parte, una pedina 2-1 che si esilia a fine combattimento, tappata attaccante naturalmente. Rapinatore dei ricchi, fortissimo, 2-2 raggiungere rapido, costo 2. Quando attacca, se il giocatore in difesa ha più carte in mano di te, esili la prima carta del suo grimorio e durante qualsiasi turno in cui è attaccato un farabutto possiamo lanciare le carte esiliate e spendere mana come se fosse di qualsiasi colore. Vortice torbido, ottima per far fuori i mazzi, diciamo quelli con lifelink, perché a costo 2 è un incantesimo che ogni mantenimento fa un danno al giocatore attivo. Tappando 1 non fa guadagnare vite ai tuoi avversari. Vortice va anche in combo con Torban, che dice se una fonte rossa che controlli sta per infliggere danno a un permanente o a un avversario, ne infligge invece altrettanti +2, quindi il Vortice farà 3 danni agli avversari e solamente 1 a noi. Emissario di Brucialbero, quando entra ci aggiunge mana rosso e mana verde, quindi ha un pezzo in più, 2-2, fortissimo. Giochiamo anche 3 feroci donti scatenati, minacciante da 3, i giocatori non possono guadagnare vite e quando un'altra creatura entra nel campo di battaglia, il feroci donte fa un danno al controllore di quella creatura. Combo sempre con Torban, che così gli farà 3 danni alle creature, cioè 3 danni all'avversario per ogni creatura che entra. Gigante sbriciola ossa, un 4-3 a costo 3, che quando diventa bersaglio di una magia fa 2 danni al controllore di quella magia, ma che può anche essere lanciato all'avventura come un istantaneo che fa 2 danni a qualsiasi bersaglio, e quindi si gioca solitamente prima l'istantaneo facendo 2 danni e poi a costo 3 si gioca più avanti il gigante. Goblin lancia catene, costa 3 un 3-3 attacco improvviso che quando entra fa un danno ogni avversario e ogni creatura PV che controlla. Torban l'abbiamo già visto e la brace lama, ne giochiamo 2. È un artefatto equipaggiamento con lampo, costa 6 ma ci costa 3 in meno per essere lanciata per ogni creatura attaccante che controlliamo e quando entra la assegniamo automaticamente a una creatura e quella creatura prenderà +1/+1 doppio attacco e travolgere, quindi è un'ottima chiusura. Giochiamo poi anche 12 montagne, 8 rovine Ramunap che tappando 4 e lei fanno 2 danni a ogni avversario e sacrificandola naturalmente, ci aggiunge in colore oppure un rosso al costo di una vita, e la tana del Bugbear che entra se abbiamo 3 o più terre entra tappata, ci aggiunge rosso tappando 4, la tana si anima e quando attacca appunto si anima e diventa un 3-2 goblin rapido naturalmente, cioè rapido no, però la terra è già in campo quindi non ha debolezza di evocazione. E quando attacca creerà un Goblin 1-1 rosso tappato attaccante, quindi ottima anche la terra, la tana del Bugbear. Si può ragionare anche di tirar via qualche montagna per fare spazio ad altre creature, visto che 20 terre in un mazzo mono rosso sono anche tante, però considerando alcuni costi di mana abbastanza alti preferisco giocarle così. Naturalmente non abbiamo detto all'inizio video, ma avrete letto sopra in descrizione, questo è un mazzo da Explorer, quindi è la versione di Arena
di Pioneer, perché non ci sono tutte le carte Pioneer su Arena. Naturalmente, visto che giochiamo, cambiamo la missione perché non abbiamo nessuna missione che ci ispira. Gioca 40 terre, ottima. Niente, direi di giocare. Gioca Explorer, ecco qua. Di solito gioco al meglio di una, perché così partita secca, cambio avversario, vedi più mazzi. Allora, niente, intanto che carica, come abbiamo già detto nel video aggiornamenti, a noi piace, cioè a me piacerebbe portare Draft e Limited su Arena, perché dal vivo non rende bene, insomma. Abbiamo fatto qualche video, ma non li abbiamo mai caricati perché non erano belli, non ci soddisfacevano. E per soddisfarci ci basta poco, quindi fate voi i conti. Quindi è un po' che sto giocando su Arena per farmare, e per poi noi teniamo e io tengo. Insomma, sto cercando di farmare un po' per poi poter portare qualche bel draft e qualche limited. Adesso vedo di capire bene la situazione. Comunque, questa è una prova. Allora, qui gioca il rubapensieri, che non è mai una bella cosa, perché ci scarta una carta e ci ha scartato la brace lama, quindi è audace, audace. Allora, io direi di fare così. Giochiamo un Kumano, così gli facciamo un danno. E il turno dopo giocheremo il Bomat potenziato e giocheremo un altro Kumano, quindi se non ha delle risposte si piglia in faccia tanti danni. Caspita, quasi giochiamo un altro Kumano, il coniglio. Allora, io giocherei il Bomat perché è facile che ce lo distrugga, che è rimasto stappato. Vediamo se entra. Che entra un 2-2. Combattimento. Dichiarazione attaccanti. Ricordatevi sempre che se non giocate tutto subito e restate scoperti, sulla combat l'avversario può avere un po' di timore. Infatti, come prevedevo, risolvi. Tra l'altro è stato anche sciocco, perché se attaccavo esiliavo una carta e andava persa. Niente, giochiamo un altro Kumano. Così, un altro dannino. Bello, bello in faccia. Palude. Intrusa, attenzione. Ogni volta che l'intruso entra nel campo di battaglia o attacca, scegli fino a una carta avversario da un cimitero e fa ok, fa un danno e una vita. Allora. Giochiamo la terra che vede perché. Che facciamo? Che facciamo? Egida scarta una carta. Ma sì, ma sai cosa dico? Che io intanto qualunque cosa lui faccia. Faccio così, faccio una combat, così due danni se li prende in faccia. Poi scarteremo la montagna. Blocca, blocca, blocca. Noi lanciamo l'avventura, schiacciare naturalmente. Lo bersaglio. Lo può schiacciare, certo. Scartiamo la montagna, che tanto non ci piace, ma almeno ci togliamo dalle scatole quel brutto bestione. Il prossimo turno avremo un altro Kumano, e se peschiamo terra, facciamo anche il gigante attaccante grazie al riconfigurare del coniglio batteria. Chiaro, chiaro. C'è l'altra terra. Farei così, io riconfiguro lo stesso. Riconfiguro così. Nel caso gli tolgo pezzo e il coniglio resta. Abbiamo un bel coniglio lì che resta. Giochiamo Kumano. E vediamo cosa ci piazzano giù. Coniglio batteria è una carta bellissima, secondo me. Urca, questo è un problema. Kalitas, legame vitale. 3-4.
molto molto problematico. 3-4 ha legame vitale. Se una creatura non pedina controllata da un avversario sta per morire, invece esilia quella carta e crea una pedina creatura zombie 2-2. Se crea un altro vampiro che controlli, se una creatura non pedina controllata da un avversario. Quindi lui vuole toglierci i pezzi, ma così non ce li toglierà. Lui farà vite e farà vite. Gliele lasceremo fare, purtroppo. Non si attacca a qualche combat trick, probabilmente. Che brutto, che brutto. Che brutto, che brutto che è. Accidenti. Accidenti, accidenti. No, noi proviamo ad essere molto... Riconfiguriamo. Allora, teniamo la carta in mano per fargli un po' di effetto sorpresa. Se io attacco così, però lui questo lo para. Lui lo para. Lui lo para o pensa che abbia qualche combat trick? Lui pensa che abbia qualche combat trick se mi tengo la carta in mano. Probabilmente non mi para Kumano. O rischia. Vedi che non rischia. Non rischia, non rischia l'amico. Grande. Ho giocato terra perché... Allora, lui c'aveva lì quel Crosa che... Fuga 4, esili altre 5 carte dal tuo cimitero, ma lui non ha carte al cimitero, quindi al momento non è pericoloso, perché gliele sto esiliando tutte. Questo cosa dice? Anima, fin turno attacca, ogni volta che questa creatura attacca, attacca esili una carta del suolo al cimitero di un giocatore in difesa. Esilia, cosa ti devo dire? Esilia, esilia. Oh, adesso così mi piaci, così mi piaci. Mi piaci e parecchio. Riconfiguriamo, così lui non può fare vite. Il luridissimo non può fare vite e lo mandiamo sicuramente a 4. Cioè, pensavo durasse di meno questa partita. Beh, intanto ne carichiamo una, poi ci penso, magari facciamo anche il bis. Facciamo il bis e vediamo come vanno due video su Magic Arena. Dai. Speriamo di portarla a casa intanto. A parte che anche lui non ha carte in mano, ha pescato un sacco di terre. Voglio vedere come la spunta questa qui. Deve fare un doppio block, perché sennò ciccio. Vedi che è lì in crisi, è lì in crisi. Bene. Adesso vediamo, se gioca creatura si piglia un dannino. E se si piglia un dannino la situazione non è buona. Ecco. Top in sangue che non può farci niente perché... Quello lì tra l'altro deve anche aspettare un turno. Guardate, io qui riconfiguro. Configuro così lo stacco. E ci abbiamo un attaccante in più. E con questo gli togliamo un bloccante. Vediamo se togliendogli il bloccante concede. Ci concede questo scempio. Dai, non puoi neanche tapparlo perché non è rapido. Ah, lo sacrifica, mette due segnalini su Kalitas, però credo che facendo così lui perda, perché non ha attacco improvviso. Benissimo, l'abbiamo fatto fuori, abbiamo shottato un cattivissimo Rakdos, che a momenti ci ha anche messo in crisi, e niente, allora, questo qui è il primo video su Magic Arena. Ne vedrete un altro nei prossimi giorni o settimane, più facile settimane visto che siamo a cavallo delle uscite di Dominaria Unita. E niente, sapete che le serie su Arena saranno senza il buon Chiarobe che non vuole partecipare perché non gli piace giocare online.
Io giochicchio, quindi io resterei d'accordo così. Facciamo un altro video, ci fate sapere come vanno, se vediamo che vanno bene i video, anche se giochiamo per esempio Pioneer Explorer. Se i video vi piacciono e vi possono interessare, allora magari portiamo anche qualche limited, che così vediamo anche questa parte molto bella del nostro gioco preferito. Dall'Antimeta è tutto, un saluto e seguiteci per i prossimi video su Dominaria Unita.